Buonasera a tutti, siamo qui stasera per parlare di mindful eating, quindi un argomento piacevole, insomma anche in questo periodo non guasta. La mindful eating sicuramente come tutti saprete si inserisce insomma nel grande tema della mindfulness. Abbiamo qui la nostra esperta, dottoressa Arianna Ferretti, che stasera ci illustrerà appunto insomma questo interessante argomento. Noi, come probabilmente molti di voi sapranno, siamo di studi cognitivi. Noi in particolare stasera ci connettiamo da Sassuolo, quindi dal Centro Clinico Studi Cognitivi di Sassuolo. E diciamo due parole così, giusto per contestualizzare su chi è, cos'è studi cognitivi. È un grande network di scuole di psicoterapia, indirizzo cognitivo-comportamentale. Nate nel 2001 e dirette da Sandra Sassaroli e è un network perché ci sono diverse sedi in tutta Italia. Studi Cognitivi non è solo un network di scuole di psicoterapia, ma afferiscono alle scuole anche centri clinici e gruppi di ricerca scientifica. E noi appunto facciamo parte, siamo il centro clinico di Sassuolo. Io sono Rossana Pirone, sono la responsabile di Sassuolo. E abbiamo aperto questo centro ormai da un anno e mezzo circa, insieme ad altri colleghi e insieme alla dottoressa Arianna Ferretti, a cui volentieri lascio la parola, che è appunto psicologa, psicoterapeuta, anche lei specializzata presso la Scuola di Studi Cognitivi ed esperta di mindfulness. Quindi approfittatevene perché tutte le insomma, domande che avete fatele pure, cercherò di raccoglierle il più possibile. Come dicevo prima, anche per gli ultimi connessi, la dottoressa ci farà un'illustrazione generale sia da un punto di vista teorico che pratico e poi lasceremo ampio spazio alle vostre domande che intanto io raccoglierò nel corso della serata. Non ho niente da Grazie, dire, lascio la parola alla collega. Prego. grazie. Allora, iniziamo con dare una definizione, seppur in questa fase un po' parziale, di che cos'è la mindful eating. Diciamo che nel corso della serata scoprirete che è un modo differente, quindi un approccio differente per relazionarsi con il cibo. E questo approccio è basato ovviamente sulla mindfulness, come diceva la collega. Quindi mi sembra doveroso fare un po' un passo indietro per spiegare i principi fondanti appunto della mindfulness. La mindfulness è un termine inglese, la parola mindfulness, che deriva dalla parola sati, che invece è una lingua pali buddista, che significa attenzione consapevole, quindi consapevolezza. Qua sotto io ho riportato una delle definizioni più conosciute e note di Jon Kabat-Zinn, che è uno dei fautori proprio della mindfulness, che dice che la mindfulness significa porre attenzione in un modo particolare, intenzionalmente, nel momento presente e in modo non giudicante. Allora, perché ho sottolineato tutte queste parole con dei colori diversi? Perché sono poi fondamentalmente i principi della mindfulness che andiamo a scoprire tra un po'. Porre attenzione perché? Perché quando si fanno le meditazioni, quando si pratica la mindfulness, è necessario porre proprio attenzione a quello che stiamo facendo. Come? Intenzionalmente, perché? Perché la persona decide, quindi sceglie di applicare l'attenzione su quello che sta facendo. Nel momento presente questo è essenziale perché? Perché spesso abbiamo un po' la tendenza o a ripensare alle cose passate, quindi significa provare sentimenti di rabbia o di tristezza, oppure a preoccuparci per il futuro e quindi magari esperire, provare dei sentimenti più simili all'ansia. Con la mindfulness invece si impara progressivamente a goderci il momento presente, che è veramente una cosa essenziale, eppure ogni tanto ci dimentichiamo di viverlo appieno. In un modo non giudicante, perché è proprio direi la cornice quasi della mindfulness, il fatto che per un attimo, per quei minuti, per quei momenti in cui pratichiamo, in cui facciamo delle meditazioni o anche degli esercizi in generale, sospendiamo questo giudice interno che ognuno di noi ha, che è sempre pronto a battere sul tavolo il martellino del questo va bene, questo non va bene, questo è giusto e questo è sbagliato, piuttosto che potevi fare questa cosa in un modo diverso rispetto a come l'hai fatto. Quindi andiamo a vedere i pilastri della mindfulness. Il non giudizio è quello che vi ho appena spiegato, quindi il giudizio che nasce appunto dalla valutazione della mente in termini psicologici,
spesso dicotomici, attraverso la mindfulness riusciamo a carpire, a cogliere tutti quei pensieri molto giudicanti e imparare ad avere una relazione diversa anche con essi. È un po' come se imparassimo a guardarli a distanza e a lasciarli andare. Poi c'è il pilastro della pazienza, che significa approcciarsi un po' all'idea che tutte le cose hanno un tempo e un'evoluzione, e quindi rallentare un po' i tempi che nella nostra vita invece di solito sono super frenetici. Quindi vuol dire aspettare che le cose abbiano il loro tempo. La mente del principiante è un pilastro fantastico e importante, perché immaginate di essere degli alieni che sono appena sbarcati sulla Terra, che osservano quello che la Terra ci propone, non lo conoscono. Ci sono elementi come ad esempio, prendiamo ad esempio la mela, che magari non hanno mai visto e quindi guardandola cominciano un po' a osservarla e a vedere che cosa può essere, magari si fanno hanno delle ipotesi su cosa può essere, poi magari l'annusano, la osservano in un modo proprio non giudicante ma curioso. La mente del principiante è questo, quindi attraverso la mindfulness impariamo a osservare tutte quelle cose che generalmente facciamo in automatico con la consapevolezza di scoprire quello che veramente sono e che ci possono dare al 100%. La fiducia significa avere fiducia prima di tutto in se stessi, ma anche nel corpo. La parola corpo nella mindfulness è essenziale perché? Perché spesso, un po' per quello che vi dicevo prima, il corpo si trova ad essere un po' sconnesso dalla mente, invece la mindfulness promuove proprio l'unione di questi due elementi. È come se l'uno fosse consapevole dell'altro. E quindi anche per corpo intendiamo tutte le percezioni del corpo, i sensi e così via, che ci danno maggiore fiducia, fino anche ad avere fiducia in se stessi, quindi permetterci un po' di lasciarci andare e di fidarci anche di noi. Poi c'è il pilastro del non cercare risultati, che è importantissimo. Perché? Perché i nostri pazienti, di solito all'inizio dei gruppi, noi chiediamo sempre che cosa si aspettano, che è un po' una domanda a trabocchetto, devo essere onesta, perché la mindfulness ci dice non cerchiamo risultati, non ci aspettiamo niente. Cosa significa? Che se una persona mentre fa la mindfulness, mentre fa una pratica, si dice io devo rilassarmi, mi voglio rilassare, è quasi automatico che succederà l'effetto contrario. Perché la mindfulness ci distacca un po' da tutti questi processi mentali per evitare di incastrarci in degli schemi un po' rigidi di mente, mentali, che dopo andremo ad indagare meglio. Poi c'è il pilastro dell'accettazione, che per me è importante fare una distinzione. Accettazione non significa rassegnazione, nel senso che nella mindfulness l'accettazione non è un processo passivo, ma è un processo del tutto attivo, in cui le persone vedono le cose come sono, e quindi non chiedendo niente a se stesso, non cercando di avere dei risultati, la persona accoglie e quindi accetta l'esperienza, e per esperienza intendo anche magari delle emozioni spiacevoli piuttosto che dei pensieri che a volte ci fanno stare male. L'ultimo pilastro è il lasciare andare, e qui mi riallaccio a quest'ultimo punto, cioè a volte ci sono dei pensieri che conosciamo tutti molto bene, che tendono ad arrivare alla nostra mente e che percepiamo un po' come invasivi, come molto fastidiosi, e così anche le emozioni. Con la mindfulness si impara ad avere la giusta distanza sia dai pensieri che dalle emozioni e dalle esperienze in generale che ci fanno stare un po' male, per lasciarle andare e osservarle come se non facessero parte di noi, fossero fuse con noi stessi, ma come se fossero degli istanti, dei momenti della nostra vita che possiamo permetterci di lasciare andare senza dover agire, no? Quindi ad esempio, se provo un po' d'ansia, non la devo provare l'ansia. Questo non vuol dire lasciare andare, ma vuol dire aggrapparsi a quell'emozione. E spesso il risultato è completamente l'opposto, così anche con i pensieri. Il pilota automatico è la tendenza che tutti abbiamo a fare più di una cosa contemporaneamente, e magari quella cosa che stiamo facendo, come ad esempio mangiare, appunto è guidata dal pilota automatico che non ci fa godere appieno quell'attività. E quindi magari sto mangiando, nel frattempo penso ad altre cose, e quindi il gesto di mangiare è automatico. Come ad esempio la mattina quando andiamo a lavorare,
guidiamo la macchina, sappiamo perfettamente la strada, non abbiamo neanche bisogno di controllare, anche addirittura i semafori rossi, cioè viene tutto veramente velocissimo alla velocità della luce, vuol dire che in quelle esperienze siamo guidati dal pilota automatico, che fa sì che le cose vengano fatte bene, però senza viverle appieno. Quindi magari siamo in macchina, il pilota automatico ci consente di guidare la macchina, arrivare sani e salvi al lavoro, e nel frattempo la nostra mente è lì che ragiona su tutti i problemi di lavoro che dovrà andare a gestire nell'arco della mattinata. Vi faccio una domanda così un po' per interagire, perché questa cosa che non riusciamo a interagire un po' mi dispiace. Secondo voi il nostro pilota automatico, perché tanto ce l'abbiamo tutti, quanto diciamo incide sulle decisioni quotidiane, quindi nell'arco di una giornata, diciamo su una scala da 0 a 100, secondo voi quanto agiamo guidati dal pilota automatico? Provate a pensare magari ad oggi, no? Vediamo. Allora, Eleonora dice 80%, 90% Giovanna, Francesca 80, almeno l'80% Michela, insomma direi che è alto. Siamo, sì, 95 Valentina, 80 Elisa, 90% Roberta. Fantastico, allora siete tutti in linea con quello che 90% ci... Diana, sì sì, direi dall'80 in su all'unanimità. Ed è proprio così, nel senso che i dati ci mostrano come le decisioni prese nell'arco di una giornata con il pilota automatico sono del 95%, e quindi quelle prese proprio in piena consapevolezza si limitano ad un 5%. Quindi il 47% circa del tempo lo spendiamo lontano dal qui e ora. E la mindfulness, come un po' secondo me avete immaginato, avete iniziato a immaginare, ci ancora al presente, è proprio il suo scopo principale. Quella che viene definita la rete dell'infelicità è un po' legata a questa nostra tendenza a utilizzare in modo così prevalente il pilota automatico. E infatti la domanda qua dice: vi è mai capitato di essere ad una riunione di lavoro e pensare alla lite avuta con la moglie prima di uscire, o col marito, o di pensare a quei meeting di lavoro che avremo nel pomeriggio che ci mette tanta ansia? Questo significa intanto fare tante cose insieme, e qui si apre un po' il capitolo del multitasking, che oggi diciamo non lo affronteremo, però vi do un po' delle informazioni così per curiosità. Il multitasking riduce del 40% l'efficacia dei lavori che stiamo facendo. Quindi per noi donne che vantiamo tanto questa cosa del multitasking, può essere un po' uno spunto di riflessione. Anche perché con il passare del tempo alcuni studi hanno evidenziato che si possono verificare anche, si può verificare un abbassamento del quoziente intellettivo. Comunque, per tornare a noi, il pilota automatico cosa fa? Va a attivare la corteccia prefrontale mediale e quella cingolata posteriore. Che cosa succede? Che a questo sono connesse le credenze, quindi ciò che crediamo su di noi, sugli altri e sul mondo, che vengono consolidate con il reiterarsi, quindi il continuare a ripetersi della credenza stessa. Quindi ad esempio, se io credo che una cosa sia giusta, che una cosa sia sbagliata, più volte lo credo e più questo pensiero diventerà forte fino a diventare una credenza. E questo ci fa stare male, perché spesso, e questo è anche un po' uno dei motivi che portano le persone e che porta le persone in terapia, è che la credenza a volte viene scambiata con quello che è il mondo. E quindi non si riesce più a flessibilizzare questa credenza, che poi è un nostro obiettivo che poniamo spesso con i pazienti, ma diventa molto rigida, e quindi diventando rigida può dare origine ad una sofferenza emotiva e quindi a delle emozioni spiacevoli. La rete della felicità invece, che è fatta da tutte queste aree che vedete in questa immagine centrale, ovviamente è connessa alla mindfulness, nel senso che meditatori esperti che quindi diciamo meditano già da un po', ma anche da chi medita dai 2 o 3 mesi, riescono ad attivare fino ad 8 aree del cervello in più. Adesso io qua ho riportato e contestualizzato le principali, ad esempio l'amigdala, che è questa porzione qua, questa mandorlina centrale, è un'area che è connessa alle emozioni. Quindi immaginate che quando siete molto in ansia o avete paura, è lei che manda il segnale, quindi i nostri muscoli diventano tesi, le pupille si dilatano, il respiro diventa affannoso e così via, perché il corpo si prepara sul segnale dell'amigdala a reagire attaccando o scappando.
Quando pratichiamo la mindfulness, l'amigdala riduce la sua attività. Quindi vuol dire che questo segnale viene inviato molto meno. E questo significa che tutte quelle componenti che vi ho appena descritto, quindi muscoli rigidi e così via, respiro affannoso, si diminuiscono oppure non ci sono. In più c'è un aumento della corteccia cingolata anteriore che è legata all'attenzione, quindi qui possiamo anche fare riferimento a quello che tipicamente chiamiamo rimuginio, che è un'attività della mente orientata al futuro e che fondamentalmente sono tutte quelle cose, tutti quei pensieri per cui ci preoccupiamo ogni giorno. Quindi se succede questo allora succederà quest'altro e se succederà quest'altro allora, e ogni giro di questo se allora incrementa l'ansia. Ci sono degli studi che hanno dimostrato che praticare la mindfulness con continuità va, scusate, ad incrementare anche gli anticorpi. E quindi questi studi di Davidson e dei suoi colleghi hanno mostrato che i meditatori esperti nell'arco di un anno si ammalano meno. E quindi proviamo un po' a chiederci, ma riusciamo a disinnescare questo pilota automatico se questi sono un po' i costi? Allora, l'importante non è disinnescarlo, perché ci sono delle situazioni in cui è necessario, anzi ci salva la vita. Proviamo a pensare a questo momento storico che stiamo vivendo, in cui il pilota automatico del controllo direi che ci salva la vita. Se lasciassimo il controllo in questo momento probabilmente sarebbe molto molto peggio. E quindi con la mindfulness si impara intanto ad avere consapevolezza di quando il pilota automatico è attivo, ed è il primo passo. Successivamente possiamo decidere, ed è la seconda parola chiave, se utilizzarlo oppure no. E quindi cosa succede? Che c'è un'inversione. Non è il pilota automatico che ci regola, ma siamo noi che regoliamo il pilota automatico. E questo è, diciamo, uno degli elementi fondanti della mindfulness. E quindi attraverso la consapevolezza del pilota automatico abbiamo anche consapevolezza dei nostri processi e stati interni. Quindi vi faccio un po' una domanda, ma secondo voi, per passare proprio al tema dell'alimentazione, quindi alla mindful eating, ma questo pilota automatico ci guida anche nell'alimentazione? Provate un attimo a immaginare, non so, a pranzo, a cena, in questi giorni, in base a quello che ci siamo detti finora, se il pilota automatico vi ha un po' guidati. Iniziano ad arrivare delle risposte? Sì. Posso rispondere anch'io? Assolutamente sì, molto spesso, soprattutto da quando tu me lo fai notare. Provate a immaginare in che circostanze, se non vi chiedo troppo. Un esempio, tanto ogni risposta va bene. Elisa dice, soprattutto in caso di smart working, questo è interessante, molto contestualizzato insomma sul periodo. Sì. Teresa dice, purtroppo sì, ma è negativo perché mangio troppo. Magari si mangia e si guarda la TV, stanno arrivando tantissime risposte. Quando si è al lavoro, ad esempio, si ha poco tempo, dice Simone. Quando mangio anche senza avere fame, dice Angela. Veronica dice quando sono stanca o annoiata, poi si perde il gusto del cibo. Tutte risposte, direi, proprio in linea con quello che vi sto per far vedere. È proprio così. Queste sono delle risposte che ci hanno dato dei partecipanti a gruppi mindfulness che facciamo in questo momento online. Quando io ho fatto questa domanda, mi hanno risposto così. Quando mangiamo assorti tra i pensieri. Ed è vero, perché magari stiamo mangiando quella cosa che ci piace tanto, però pensiamo a quella lite sul lavoro, a quel conflitto che abbiamo avuto, e non ci rendiamo neanche conto del gusto di quello che stiamo mangiando, perché in quel momento il pensiero prende il sopravvento. E questo significa scollare un po' il corpo, che in quel momento sta mangiando e magari se fosse consapevole avrebbe tutti i sensi accesi, dalla mente, che invece diventa protagonista, e quindi i pensieri si affollano, e come potete immaginare, quei pensieri arrivano anche poi le emozioni. Quando mangiamo guardando il cellulare o la TV, esatto, perché è lo stesso principio. In questo caso però la persona è un po' come se immunizzasse, passatemi il termine, quindi scaricasse un po' l'emozione che ha sull'atto di guardare la televisione o il cellulare, e in questo caso scolla di nuovo la mente col corpo, non restando nel qui e ora.
Quando reagiamo alle emozioni attraverso il cibo, questo è essenziale, ne parleremo poi tra poco, però come diceva anche la ragazza prima, a volte siamo tesi a mangiare non tanto dal corpo che ci dice ho fame, non tanto dal fatto che abbiamo voglia di mangiare, ma perché l'emozione ci dà fastidio, è fastidiosa. E quindi è come se veicolasse la richiesta di cibo. Quindi l'impulso a mangiare sembra essere legato all'emozione, che può essere tristezza, nostalgia, rabbia e così via. Quindi attraverso il cibo la funzione è quella di spegnere questa emozione. Ma è vero che poi si spegne questa emozione? Quando non ci chiediamo davvero che cosa vogliamo mangiare. A volte, non so se vi capita, ci sono persone che sono talmente prese dalla giornata, dalle 1700 cose che si accumulano tutte insieme, dai problemi che arrivano, che aprono il frigo, prendono la prima cosa che vedono, la mangiano e non sono consapevoli nella scelta e a volte non sono consapevoli neanche nel mangiare, perché magari sono andati fuori, hanno fatto tardi, devono ricominciare a lavorare dopo 15 minuti e quindi tutto si accavalla e la consapevolezza si può mettere anche nella scelta di che cosa vogliamo mangiare. Quando ci facciamo guidare dall'impulso è lo stesso discorso che vi dicevo sul quando reagiamo alle emozioni, però è essenziale ragionare sul fatto che arriva il pensiero, che ne so, voglio mangiare quel pezzo di cioccolata di Pasqua, e quindi arriva l'impulso a mangiarla e poi però da lì all'atto di mangiare la cioccolata c'è un abisso che poi stasera andiamo a vedere nel dettaglio. Quindi attenzione, perché pensiero e impulso sono due cose diverse, come l'emozione e l'impulso. Quando facciamo la spesa in automatico, perché è da sempre così, e questo è anche un po' connesso alle tradizioni familiari, no? Ci sono delle persone che conosco, ma inizialmente anche io ammetto che facevo questa cosa, che comprano determinati prodotti perché è sempre stato così, magari la mamma li comprava, la nonna li comprava, e quindi noi quando andiamo a fare la spesa siamo anche un po' spronati dal fatto che ci fidiamo di certe cose conosciute, tesi a prendere sempre quei prodotti. Però provate a ragionare su quanto è bello invece prendersi un momento, cioè tipo un'ora, no? Per fare la spesa e mettersi lì a cercare, a scegliere in consapevolezza le cose che veramente vogliamo, quelle che ci servono, no? Quindi arriviamo al concetto di mindful eating. Diamogli una definizione un po' più chiara. Che cos'è? È una metodologia che ci consente di lavorare sul rapporto con il cibo e quindi su come ci interfacciamo con il cibo. E cosa dice? Dice che non è importante che cosa mangiamo, ma come lo mangiamo. Quindi immaginate che in un caso lo mangiamo senza consapevolezza, nell'altro lo mangiamo con consapevolezza. Non è una metodologia che viene utilizzata per perdere peso, però questo rallentare i tempi, i ritmi e godersi un po' di più un pasto piuttosto che uno snack e così via, a volte è connesso anche con una perdita di peso. Perché? Perché qua c'è un concetto che è quello del mangiare una cosa che rende sazia la persona e quindi anche il cervello, che si contrappone al mangiare un quantitativo grande di cose che rende la persona piena, quindi con la sensazione di pienezza, a volte può essere anche sgradevole. Quindi il come mangiamo è legata al concetto di sazietà. E inoltre la mindful eating è utilizzata anche in ambito clinico per trattare alcuni tipi di disturbi. Oggi noi guardiamo il binge eating, in particolare si può utilizzare anche per altri disturbi del comportamento alimentare, però è sempre raccomandata cautela e una conoscenza molto approfondita del caso prima di decidere se farla interfacciare con la mindful eating individualmente oppure in un gruppo. Allora, quindi come abbiamo detto, il problema non è il cibo a questo punto, non è quel pezzo di cioccolata che vogliamo piuttosto che un'altra cosa, non è neanche il desiderio di quel cibo, ma è la nostra pretesa. Quindi cosa sono le pretese? Sono dei pensieri, che di solito si configurano con la parola devo, che facciamo e che spesso sono talmente veloci che non riusciamo a carpirli e quindi sentiamo l'emozione che funge sempre un po' da spia, però il pensiero è sempre sconosciuto. Le pretese sono: non devo mangiare quella cosa perché altrimenti ingrasso,
non devo prendere neanche un etto, non devo pensare alla cioccolata. E questo è bello perché se fosse vero che funziona questa strategia di pensiero, è anche vero che se io adesso vi dico non dovete pensare a un elefante viola, nessuno di voi ci riuscirà. E sono sicura che ci avete pensato tutti, me compresa e anche la collega. Quindi, per tornare alla parola pretesa, le persone pretendono sempre molto da se stessi e nel momento in cui noi esercitiamo la pretesa ci mettiamo un po' quello che io di solito chiamo un paraocchi, no? E quindi la credenza diventa molto rigida. Nel momento in cui non riusciamo a stare in quella credenza arriva la sofferenza emotiva. Esempio, sono da tanti mesi a dieta, oggi ho già sgarrato 2 o 3 volte, non devo più farlo. Frustrazione, ansia, sentimenti di impotenza, di inadeguatezza, arrivano pensieri del tipo non cambierò mai e così via. Tutto nasce però da quella pretesa. E quindi la persona sviluppa un po' la paura del desiderio, no? Come se quando arriva il desiderio che si configura nel pensiero voglia di mangiare quella cosa, subito si attiva l'amigdala che dice no, non lo puoi fare, ti fa male quella cosa. Quindi questo per dire che quello che pensiamo e l'emozione che proviamo non significa agire. Quindi se io penso voglio mangiare la cioccolata, come vi dicevo prima, non significa che lo sto già facendo. Se io penso, se io mi sento in ansia piuttosto che triste o arrabbiata, questo non è la spia del fatto che io agirò e quindi mangerò una determinata cosa, specialmente se il nostro corpo non ci dà il segnale, se non abbiamo veramente fame. Se non abbiamo veramente bisogno di quel cibo. Verb surfing è una tecnica che viene utilizzata nella mindful eating che ci dice che cosa? Ci dice che controllare l'emozione non funziona. Può essere anche controproducente e quindi che cosa fa? Ci sprona a esplorare l'impulso della fame nervosa come se avessimo la mente del principiante, come se quell'impulso fosse la prima volta che lo abbiamo e che ci dobbiamo interfacciare con esso. Quindi immaginate che se noi non utilizziamo questa tecnica, seguite questa linea rossa, la fame nervosa ci dice che arriva lo stimolo, desiderio, subito arriva al picco e poi arriva all'azione e si dissipa immediatamente. Con l'urge surfing invece che cosa facciamo? Stando nello stimolo, osservandolo, capiremo che quello stimolo, come l'emozione associata e i pensieri, hanno un andamento che cresce piano piano, arriva ad un picco e poi dopo cade lentamente. E noi a questo punto, come questo mino, possiamo imparare a cavalcarla questa onda dello stimolo e a osservare quello che succede. Magari una volta che l'intensità è calata, riusciamo a partorire dei pensieri che ci dicono ma alla fine non avevo tanto voglia di quella cosa, alla fine non era così necessaria, alla fine per stare meglio e non essere triste forse posso esplorare dei canali diversi. Quindi è essenziale che questa tecnica venga fatta, comunque si spiega molto bene nei gruppi, in modo curioso ed esplorativo, come se fosse veramente la prima volta. Ora, questa cosa magari ve la do per casa se avete voglia di sperimentare, se vi capita dopo cena stasera piuttosto che domani di avere questo impulso a mangiare qualcosa, provate ad esplorarlo con la mente del principiante. Cosa vuol dire? Vuol dire intanto prendervene conto e anziché agire immediatamente rallentate il ritmo, provate ad esplorarlo. Capite come varia l'intensità. È vero che è irrefrenabile, che ho proprio bisogno di questa cosa, ma questo impulso da cosa è dettato? Quali sono i pensieri? Magari sono stanco, è stata una giornataccia, quella persona mi ha fatto arrabbiare. E che emozione sto provando? Tristezza, rabbia, frustrazione. Vediamo cosa succede se cerco di non agire l'impulso, ma aspetto un attimo. Arriverà il momento in cui la curva abbassandosi vi permetterà di scoprire che effettivamente non era così necessario. E una volta che avete esplorato i pensieri e le emozioni, questo vi dà un grande spunto per rifletterci. Il protocollo MBEAT, Mindful Based Eating Awareness Training, è un protocollo clinico
validato e sviluppato da Kristeller per la presa in carico delle persone che soffrono di fame nervosa, che è la fame emotiva, oppure il binge eating. Questo protocollo ha numerosi studi di efficacia che ci dicono che nel caso delle persone affette da binge eating, che hanno effettivamente partecipato al protocollo e ai gruppi, anche dopo 4 mesi dal termine del protocollo, mantenevano i risultati, tant'è vero che il disturbo alimentare non soddisfaceva più i criteri. Quindi vuol dire che se prima della psicoterapia, che è sempre in associazione a questo genere di interventi di gruppo o individuali, questo non l'ho detto, però è un principio fondante, se prima avevano una diagnosi, dopo l'intervento sia della psicoterapia che di gruppo, la diagnosi non era più soddisfatta. E quindi questo ci dice che effettivamente è un protocollo che funziona. Io qua vi ho consigliato un libro di Kristeller che si chiama The Joy of Half a Cookie, purtroppo in italiano non l'ho trovato, probabilmente non ci sarà, perché? Perché si basa sul concetto un po' che vi dicevo prima, nel momento in cui noi mangiamo con consapevolezza e non ci facciamo guidare dall'impulso e abbiamo proprio un'esperienza percettiva al 100%, può essere che quel biscotto che veramente tanto volevamo mangiare è sufficiente mangiarne metà, perché il nostro cervello è sazio. Protocollo dell'MB-HIIT è composto da 8 incontri. Questi incontri sono a cadenza settimanali, durano circa 2 ore e hanno numerosi scopi. Un po' sono alcuni elementi che vi ho già citato, altri invece sono nuovi. Allora, intanto andiamo a rallentare e ad acquisire un po' più di consapevolezza di ciò che proviamo durante i pasti. Cosa significa? Che magari sto mangiando e mi rendo conto che mi sento in colpa. Magari sto mangiando e mi rendo conto che ho dei pensieri che mi danno fastidio. Magari sto mangiando e sto guardando la televisione e dopo un po' che sono magari alla fine del pasto mi rendo conto che non ho assaporato il mio piatto. Ovviamente ci aiuta ad utilizzare i sensi. E qui faccio un po' una digressione su una delle meditazioni della mindfulness, che è la meditazione dell'uvetta, che è veramente molto bella, molto potente. È una meditazione in cui si chiede alle persone, di solito di portare qualcosa, insomma, da casa a cui piace, che gli piace proprio a livello di gusto, però originariamente era fatta con l'uva passa. Quindi li guidiamo ad esplorare l'uva passa. Quindi, ad esempio, all'inizio si chiede di metterla sul palmo della mano, di osservarla sempre con la mente del principiante, come se fosse la prima volta che ne vediamo una. Poi dopo la tocchiamo, la giriamo, osserviamo tutte le rughette, il colore, la mettiamo contro luce. È un lavoro di progressione a livello proprio di sensi. Dopo l'uvetta viene chiesta di annusarla. E questo è fantastico perché è uno di quei sensi che è connesso ai ricordi. Spesso i pazienti ci dicono: non ci avevo pensato, però quello che sto annusando adesso mi ricorda, che ne so, una cosa di quando ero più piccolo, un ricordo legato a una persona molto cara. E è carino anche perché di solito si prova a far immaginare alle persone da dove viene il cibo che mangiano, con cui fanno questa esperienza. Poi si chiede di inserirlo fra le labbra senza mangiarlo, di metterlo in bocca però senza masticare, quindi farlo muovere, assaporarlo tra il palato. Dopo si chiede di masticare, quindi qua entra in gioco l'udito, perché per esempio con i biscotti è interessante perché le persone dicono: è la prima volta che mi rendo conto di come fa crunch quel biscotto che invece prima lo mangiavo così velocemente e non me ne rendevo conto. E poi dopo si chiede alla persona di ingoiarlo e di restare un attimo nella consapevolezza dell'esperienza. Quindi immaginate che sono meditazioni di 10 minuti, un quarto d'ora. Ed sono veramente molto molto belle. Che cosa succede anche col protocollo MBIT? Ci aiuta a leggere il corpo. Perché? Perché il corpo è sempre perfetto. Nel senso che quando siamo sazi ci manda il messaggio. Solo che se quando lui ci manda il messaggio, io sto parlando con mio marito, io non lo sento quel messaggio. E quindi magari va a finire che mangio un po' di più e dopo mi sento molto gonfia o piena con quella sensazione un po' sgradevole. Oppure effettivamente ho trasgredito quella norma, quella regola che mi ero data di non mangiare più di un tot. Quindi è essenziale perché il corpo
ricordatevi questa cosa, ci parla sempre, però noi bisogna essere anche un pochino più accorti nell'ascoltarlo. E quindi qua si fa una differenza fra la sazietà, che è quello che vi dicevo prima, quindi quando una persona si sente proprio nutrita nella qualità di quello che ha mangiato, nel modo e nella relazione in cui l'ha mangiato, piuttosto che piena e quindi nella quantità presente nello stomaco. Non è inusuale che quando ci sentiamo pieni non siamo soddisfatti di quello che abbiamo mangiato. Ci aiuta anche a comprendere le emozioni, però proprio quelle che ci guidano nell'atto di mangiare. Cioè sto mangiando perché mi sento in colpa, perché mi sento triste, perché mi sento in ansia. Vediamo se effettivamente questa emozione la posso incanalare in metodi diversi, in modi diversi. Perché poi alla fine, diciamocelo, quando mangiamo spronati, spinti da un'emozione, poi successivamente arriva sempre un'altra. È difficile che ci lasci in pace, no? E quindi questo è un po' un segnale che ci dice che probabilmente l'emozione ha bisogno di un'altra espressione, che il cibo non è effettivamente l'espressione adeguata. In fondo ci lascia anche la possibilità di comprendere i pensieri. Vedete, io ho messo questo omino con le nuvolette non perché volevo dire che è un uomo con la testa fra le nuvole, ma perché queste nuvole, se noi le pensiamo, le immaginiamo un po' come se fossero i nostri pensieri, quelli che tanto rimbalzano, che ci fanno un po', ci hanno da fare, impariamo a vederli come degli eventi di passaggio, quindi non come delle cose che sono cristallizzate nella nostra mente su cui non possiamo agire, ma come degli elementi, degli stati mentali che possono arrivare, andare e andare poi via. Quindi vuol dire osservarli dalla giusta distanza senza dover per forza agire su di essi. Quindi ci aiuta questo protocollo ad accettare le emozioni come parte della nostra esperienza, senza doverle scacciare, senza doverle rievocare, senza dover fare assolutamente niente. Quindi, ad esempio, nella mindfulness ci sono delle meditazioni specifiche per le emozioni in cui le persone le provano e imparano progressivamente ad accettarle per quello che sono. Ed è un po' il concetto di accoglienza di cui vi parlavo prima. Ti accolgo per come sei fatta, va bene, perché so che tu adesso sei qua con me, ma so che poi te ne andrai, non sei un'emozione permanente, ma in questo momento sto con te. E quindi immaginate che anche nelle emozioni spiacevoli si impara a fare questo gioco di vicinanza e di lontananza, però il controllo, tra virgolette, è sempre nostro, che possiamo concederci se restare oppure no. E quindi si va ad agire anche su quei pensieri che vengono definiti tutto o nulla, che sono quelli dicotomici, sono quelli che dicevo prima. Quindi magari in questo momento sto mangiando e penso, no, non lo devo mangiare, non lo devo mangiare, più lo penso e più lo penserò. Oppure in questo momento mi sto dicendo, vabbè, tanto ormai con l'alimentazione, come sapete, fa sempre dei disastri. E in fondo ci aiuta anche ad esplorare che cosa? Delle modalità nuove per approcciarci con il cibo, che vengono costruite con i terapeuti e poi dopo sperimentate. Perché alla fine, se noi lavoriamo sull'interazione, sul canale con il cibo, scopriamo tante modalità che ci aiutano a stare meglio in relazione con esso. E quindi questo significa che la cioccolata o il biscotto non vengono più vissuti come il demone che non deve mai uscire dall'armadio, ma che quando esce per noi va bene, ok? E infatti ci incoraggia a mangiare ogni tipo di cibo. Quindi per riassumere un po' quelli che sono i tre pilastri della Mindful Eating, il primo è ovviamente la mindfulness, si fanno fare degli esercizi graduali sull'alimentazione consapevole, un po' come quello dell'uvetta che vi ho spiegato prima. Si spiega quanto è importante praticare e fare le meditazioni e quanto è importante questa connessione tra mente e corpo, quello che penso, quello che sento. L'alimentazione consapevole, quindi mangiare con consapevolezza tutti i cibi, quindi anche quel cibo che per noi nella nostra mente giudicante è proibito, e imparare a fare delle scelte, quindi vuol dire partire proprio dalla spesa, cioè sto facendo la spesa, ma di cosa ho bisogno? Lo scelgo, poi vado al supermercato e scelgo consapevolmente quei tipi di alimenti
che veramente ho voglia anche proprio di cucinare. E quindi poi la consapevolezza si estende anche nel momento in cui li scelgo dal frigo per cucinarli, nel momento in cui li cucino e quindi i tempi si rallentano, si dilatano e ci permettono di fare un'esperienza anche proprio nel momento in cui cuciniamo magari quel ragù che l'abbiamo fatto mille volte, però nel frattempo eravamo al telefono oppure rispondevamo alle mail o pensavamo ad altro. E poi per arrivare ovviamente all'esito finale, che è quello di mangiarlo in consapevolezza, quel piatto che abbiamo cucinato. È ovvio che non si può passare tutta la vita a fare alimentazione consapevole, altrimenti avremo bisogno di tipo delle giornate di 60 ore. Però ritagliarsi un momento, almeno per fare una di queste azioni, una volta a settimana, una volta ogni tanto, non come un dovere, questo ci tengo a dirlo, secondo me può far bene. Provate. L'altro pilastro è la pratica a casa. Nella mindfulness in generale, ma anche nella mindful eating, si danno quelli che noi chiamiamo i compiti a casa, anche se in realtà non sono compiti, è un invito a praticare. Praticare che cosa? Le meditazioni, le esperienze che si sono fatte insieme, sia in terapia individuale che in gruppo. Quindi ad esempio se abbiamo fatto la meditazione dell'uvetta, a casa si dà da fare questa pratica informale in cui le persone sperimentano questa pratica in diverse circostanze della giornata. È ovvio che non è facile, non è mai facile all'inizio praticare, specialmente con continuità, però è anche vero che dopo un po' di tempo arrivano i benefici. Quindi vedo ad esempio nei gruppi che tra il terzo e il quarto incontro scatta sempre qualcosa che è dovuto proprio dal fatto che la persona si sente proprio disciplinata, impara la pazienza e la disciplina che poi la portano alla continuità e quindi a dire questa cosa veramente mi dà quella marcia in più, la voglio fare. Okay, qua vi lascio tutta la bibliografia, quindi tutti gli articoli che ho citato, se poi vi interessano magari ve li mando per email e basta, ho concluso. Se avete delle domande, volentieri. Grazie mille, Arianna, molto molto interessante. E, se io attendo le vostre domande, quindi tutte le curiosità e le domande di approfondimento che avete, scrivetemele pure. Nel frattempo ho io un paio di domande da farti, un po' tecniche, diciamo, un po' cliniche, perché so che gran parte dei partecipanti di stasera sono colleghi, insomma, comunque del settore, quindi così faccio questa piccola parentesi clinica. Hai parlato prima di binge eating. Ci sono invece altre aree di sofferenza psicologica, senza necessariamente parlare di disturbi, però altre aree in cui, secondo la tua esperienza, comunque può dare giovamento? Questa è la prima domanda. Seconda domanda, sempre secondo la tua esperienza, è possibile applicare questo protocollo anche al di fuori, quindi cioè sì, al di fuori di una psicoterapia, o è sempre utile come percorso parallelo, quindi per una persona che sta già seguendo una psicoterapia? Ok, allora guarda, parto un attimo dall'ultima che mi hai fatto. Secondo me è una questione proprio di termini di efficacia, nel senso che una psicoterapia, poi ovviamente io parlo della nostra, che è l'orientamento cognitivo-comportamentale, serve per svariati motivi. Il primo è un po' contestualizzare quello che è la sofferenza emotiva, quindi il paziente arriva che sta male e quindi gli facciamo un po' la cornice insieme a lui per contestualizzare da dove deriva questa sofferenza psicologica. Successivamente il gruppo viene di solito utilizzato come strumento in più, quindi magari nelle persone ad esempio che soffrono molto di ansia arriva un momento in cui i terapeuti colleghi inviano i pazienti al gruppo basato sulla mindfulness, ma anche in questo caso sulla mindful eating, perché è quell'elemento in più che fa scattare tutte quelle lampadine nella mente del paziente perché c'è tanta, tanta, tanta pratica. Quindi non è solo una questione teorica o dialettale, cioè dialettica, ma è una questione più proprio pratica, nel senso sento quello che sta succedendo dentro di me, sento il mio corpo e quindi riconosco anche quando sento l'ansia, lo riconosco quando non riesco ad esempio a regolare le emozioni. Questo per rispondere alla tua prima domanda. Nel senso che la mindful eating di solito si utilizza quando la persona non riesce a regolare l'emozione, che
che è un po' quello che dicevo anche prima ai partecipanti, cioè arriva un'emozione, non riesco a regolare, quindi non riesco a capire cosa ci devo fare con quell'emozione, e quindi attraverso il canale del cibo è come se io da un'emozione 100 arrivassi ad approvare un'emozione 20, un'emozione 30, un'emozione comunque sopportabile. Quindi in alcuni disturbi di personalità la mindful eating può essere molto molto utile e vantaggiosa. Bene. È arrivata una domanda invece rispetto ai limiti della mindful eating, o meglio, ci sono casi in cui secondo te non è adatta o è sconsigliabile, o magari situazioni o... Sì, allora secondo me bisogna vedere un po' la storia del paziente, che è un po' la prima domanda che noi facciamo. Nel senso che a volte ci sono dei pazienti che hanno uno scopo preciso, magari quello di perdere peso. Perdere il peso, e magari si parla di pazienti che hanno provato tantissime diete, vuol dire utilizzare questo strumento con uno scopo che, diciamo, è giudicante di per sé e può portare a fallire, e quindi vuol dire ad avere una crisi emotiva, a stare molto male. Quindi in quel caso bisogna un po' esplorare lo scopo che ha la persona. Oppure nei casi, insomma, in cui la sofferenza emotiva è talmente molto forte da non riuscire a stare, che vuol dire che io magari ti propongo di stare con l'emozione, però è talmente tanto invalidante che significa che può essere un intervento precoce. Bisogna sempre essere accorti, questo un po' in tutte le cose, in particolar modo nelle terapie di gruppo. Anche proprio nella scelta dei partecipanti, che non è una cosa banale. Bisogna che il gruppo sia sempre molto omogeneo e di supporto, che di solito è uno di quegli elementi che alla fine del gruppo si verifica quasi sempre, cioè ormai si sentono parte di qualcosa. Certo. Allora, altre domande? Dopo gli 8 incontri sono previsti incontri di follow-up? Sì, ci sono 3 incontri di follow-up, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno. Adesso per gli incontri sulla mindfulness, al di là della mindful eating, stiamo pensando di mettere giù degli incontri mensili, di una volta al mese, tipo il primo lunedì del mese, adesso di come fare un esempio, in cui ci ritroviamo per fare un po' un sunto di come sta andando, più che altro per le pratiche. Perché uno dei pro dei gruppi basati sulla mindfulness è che mentre facciamo gli incontri la persona aderisce moltissimo, quindi vuol dire che la motivazione proprio aumenta progressivamente. Con il concludersi degli 8 incontri, invece la motivazione può calare. Quindi con questo incontro è come se, che tra l'altro è una richiesta venuta dai pazienti, quindi noi stiamo cercando di rispondere a questa richiesta, è come se fissassimo quell'incontro in cui ci rincontriamo e ci raccontiamo come è andato questo mese, cosa abbiamo imparato, cosa abbiamo scoperto ed esplorato con la mente del principiante. Ovviamente la continuità dà sempre i risultati, come in tutto. Bene, e molte persone mi chiedono se puoi rimettere nel frattempo la slide con la bibliografia. Certo. Grazie. Intanto ti faccio questa domanda molto interessante, che è arrivata da Valentina. Che collegamento c'è tra la gestione del rapporto col cibo e la gestione delle relazioni? Allora, secondo me è legata sempre all'aspetto della regolazione emotiva, è legata a quel pezzetto, nel senso che di solito nelle relazioni, come nel cibo, quando si ha a che fare con un'emozione, dipende da com'è il nostro temperamento, dalla nostra personalità, può essere che ci sia un elemento in comune, cioè come io magari non riesco a regolare quell'impulso che mi dice voglio mangiare quella cosa per sentirmi meno triste, perché della tristezza? Non è che non so che farmene, ma non so come agire, perché non lo so, magari mamma e papà non me l'hanno mai spiegato, magari me l'hanno spiegato ma non ero pronto per coglierlo. Allo stesso modo nelle relazioni magari mi arrabbio così tanto che quella rabbia non la riesco a regolare, e questo significa che a lungo andare può portare a dei conflitti non indifferenti in ambito proprio di coppia, ma anche proprio nelle relazioni amicali, nelle relazioni in generale. Quindi direi che l'aspetto della regolazione emotiva li accomuna. Bene, proprio rispetto a quello che dicevi ora, leggo anche questo intervento di Barbara, che dice: il mio problema è non capire quale emozione prende il sopravvento. Mangio senza regole e senza capire apparentemente il perché. Quindi, come faccio a esplorare l'emozione?
Ok, allora nei gruppi si inizia con scrivere quello che è il diario alimentare, cioè di solito si chiede scrivete questa settimana cosa mangiate. Quindi già mettendo giù per iscritto quello che mangiamo abbiamo consapevolezza e questo è il primo passo. Poi dopo si insegna piano piano a riconoscere per ogni passo attraverso proprio degli esercizi, delle meditazioni specifiche, il processo che c'è nel mezzo, no? Quindi ad esempio la preparazione del cibo, il momento in cui mi siedo, adesso assaporo, che ne so, questa fettina di carne, adesso assaporo questa insalata. E quindi piano piano nell'esplorazione si va anche a focalizzare la consapevolezza sulle emozioni. Quindi ci sono proprio delle schede, ma poi comunque in gruppo c'è proprio un, diciamo così, un processo di training, di insegnamento e riconoscimento di queste emozioni, le persone imparano a capirle, perché spesso il fatto è che le emozioni non vengono riconosciute per quello che sono. Quindi di solito facciamo vedere questa rotella delle emozioni, ce ne sono tantissime, e lì si fa un po' di psicoeducazione, quindi si insegna che quando ad esempio sentiamo questo petto, questo dolore al petto, il respiro che è difficoltoso e così via, i muscoli sono molto tesi, quella è un'emozione o di paura o di ansia. Si va proprio a contestualizzare l'emozione affinché la persona riconosca quali sono gli elementi che la caratterizzano, come ad esempio lo scopo, no? Quindi ad esempio la rabbia, cosa ci serve? Per reagire ad una determinata minaccia, qualcosa che vediamo che magari ha minacciato il nostro ruolo, la nostra reputazione e così via. E l'ansia o la paura a reagire, scappare o contrattaccare a un elemento che potrebbe ferirci, farci male, quindi che è la minaccia stessa, che però nell'ansia non c'è come nella paura. Certo, grazie. Il protocollo può essere applicato anche all'interno di una terapia individuale o è solo di gruppo, credo, no? Dipende dal paziente, nel senso che se il paziente è già trattato, magari si è trattato per altro, però il terapeuta vuole un approfondimento su quello, si può fare anche in individuale. Se il paziente ha un disturbo di personalità limitante o comunque dei tratti evitanti, che significa che con gli altri difficilmente riesce a stare in relazione, si può proporre un intervento individuale. Però io sono sempre fan del gruppo, perché il gruppo tira veramente fuori degli elementi che finché non abbiamo sperimentato non posso neanche spiegarveli, perché vanno proprio vissuti. Certo. E molte persone invece stanno chiedendo quale corso o insomma come fare per poter applicare questo protocollo? Se ci sono corsi specifici da fare? Per insegnarlo o per condurlo come terapeuta oppure sì. Per... sì, allora ce ne sono svariati, ce n'è uno che secondo me è fatto veramente bene, che è con la Teresa Montesarchio, lei è veramente brava, tra l'altro ha scritto anche un libro sulla Mindful Eating, e io ve lo consiglio. Teresa Montesarchio. Poi secondo me anche la Stefania Rotondo, che è dalle nostre parti di Modena, fa qualche training su questo. Ok. Quindi confermi il fatto che per utilizzarlo con i pazienti è necessario fare una formazione specifica? Sì, sì, in genere sì. Diciamo che chi è già psicoterapeuta magari certi elementi già li conosce, però è sempre meglio essere formatissima anche soltanto nella gestione del gruppo, perché non è proprio banale. Poi adesso su internet è ancora più complesso, perché per quanto noi gruppi ancora li facciamo, non ci siamo mai fermati, li facciamo online, c'è un'interazione diversa, quindi bisogna avere non due occhi, quattro occhi aperti, faccia a faccia, però comunque è uguale, alla fine siamo soli con magari 6-8 persone. E quindi la formazione specifica sia nella conduzione dei gruppi, ma proprio anche in termini di capacità, di skills, di competenze, è la nostra assicurazione all'imprevisto, vediamola così. Ok. Allora Giulia fa una domanda molto interessante. Come possiamo concentrarci sull'esperienza del pasto quando siamo a tavola con qualcun altro? Questa è una bella domanda. Possiamo iniziare facendolo dalla merenda, ad esempio.
Quindi, ad esempio, che ne so, la mattina oppure lo spuntino, la colazione, tipo la colazione è bellissimo, però con i figli è già più complesso, dipende se hai dei figli oppure no. Cominciamo dalle piccole cose, perché altrimenti ci stiamo già dando l'obiettivo a lungo termine. Quindi se iniziamo da un piccolo momento, che può essere veramente uno snack, un 5-10 minuti da soli, su questo, piano piano andiamo a consolidare l'esperienza e possiamo anche dirgli, allora guardate, io in questi 10 minuti voglio fare questa cosa perché per me è bellissima. Quindi si va anche magari a condividere, chissà, possiamo anche ipotizzare che si possa fare insieme. Però sempre partire dal micro obiettivo. Infatti sollevava proprio questo punto Giulia, perché poi dice: come posso mangiare in silenzio proprio ora che magari mangiamo sempre con qualcuno, essendo chiusi in casa con la famiglia? È vero, è vero. Magari ci prendiamo quel momento dove andiamo a fare la passeggiata e ci portiamo dietro la barretta. Oppure sono sicura che in 24 ore un momento si trova, io sono sicurissima. Oppure non iniziamo dal cibo, ma cominciamo dal respiro e quindi magari ci mettiamo, prima di addormentare, in consapevolezza del nostro respiro, quindi proprio del defluire e fluire dell'aria, e questo è già un esercizio di consapevolezza, senza necessità di essere soli. Si comincia così, passo per passo. Perfetto, sono tutti spunti molto interessanti da mettere in pratica. Allora, se non ci sono altre domande, vediamo un po'. Nel frattempo vediamo se arrivano altre domande. Intanto vi dico, perché me l'avete chiesto in molti, se è possibile rivedere la diretta. Sì, si può vedere. Vi consiglio di tenere monitorato il sito di State of Mind, la rivista scientifica di studi cognitivi, sul sito www.stateofmind.it, dove tra qualche giorno verrà pubblicato il link di YouTube sul quale ci sarà pubblicato il nostro, insomma, la registrazione di questa sera. Ok, vediamo. Allora, intanto io vi lascio questa, perché nel caso in cui sì, magari delle idee, delle domande, noi siamo sempre disponibili per rispondere. Qua trovate sia la mail del centro che la mia personale, quindi se anche magari vengono dei dubbi o delle domande, delle curiosità, potete scriverci tranquillamente. Assolutamente. Poi vi consigliamo di seguirci sui nostri social, su Facebook Studi Cognitivi Sassuolo, su Instagram Psicoterapia Sassuolo. E il sito invece è scritto qui, www.studicognitivi.it/sassuolo, se volete, insomma, seguirci per altre iniziative o anche per tenere monitorati gli altri webinar organizzati da Studi Cognitivi. Spero che sia stato di vostro gradimento, stanno arrivando molti complimenti per la collega, ci dicono molto interessante, molto professionale e accogliente la relatrice. Quindi grazie per i feedback, ma continuate a mandarceli, anche se volete scriverci delle recensioni o su Facebook o su Google, insomma sono sempre ben accette, ci fanno piacere. E direi che possiamo arrivare alla conclusione. Ok. Bene, e ancora arrivano tanti complimenti e grazie, noi ringraziamo tutti voi perché siete stati davvero moltissimi, anche con una partecipazione molto calorosa. Scusate se non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande, ma davvero c'era un flusso continuo. Bene, per qualsiasi cosa contattateci sia sulla mail del centro che la collega. Siamo qui. Grazie a bene, tutti. Grazie ancora. Arrivederci. Alla prossima. Grazie.